Allora ragazzi, siamo pronti? Sì, bro, l'abbiamo provata tutto il giorno ieri. Fra, questa core è una bomba, spacca di brutto, eh. Dai, allora fatemi vedere. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Basta, basta! Cos'è sta roba? Luca, hai distrutto completamente la coreografia. Sei pessimo. Ma è possibile che non sai neanche supervisionare due ballerini che sbagliano? Ah, io avrei distrutto la coreografia? Tony, ma cosa stai dicendo? Noi abbiamo eseguito i passi come stabilito. No, ragazzi, non mi sto riferendo a voi, ma a questo qua. Luca, non dici niente, Sì, qualcosa da dire ce l'ho. Caro Tony, piuttosto tu che cosa hai fatto alle mie spalle, eh? eh? Ok, la pose. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok ragazzi, grandi, buon lavoro, wow, bravi. Potete cambiare. Ah Luca, aspetta, puoi restare un attimo. Sì, Tony. Luca, volevo farti i miei complimenti, stai facendo un ottimo lavoro. Anche nell'evento organizzato dalla scuola qualche giorno fa ti sei comportato benissimo. I tuoi progressi sono veramente evidenti e sono convinto che fra qualche anno potrai ambire ad avere la mia carriera. Anzi, quello che mi auguro è che tu possa anche avere una carriera migliore della mia. Sarebbe stupendo, è quello che voglio. Comunque, grazie a te, Tony. Quando ero solo un ragazzino mi hai tolto dalla strada. E grazie alla danza, in tutti questi anni mi hai dato uno scopo. Senza te, questa scuola non so che fine avrei fatto. Faccio solo quello che mi viene meglio, ovvero insegnare e valorizzare il talento dei miei allievi. No, Tony, tu hai fatto molto di più per me. E forse non te l'ho mai detto, ma tu per me non sei solo un insegnante, ma anche un amico, un fratello maggiore. Ti devo moltissimo. Dai, mi fa imbarazzare. Vatti a cambiare. Certo. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. La segretaria all'ingresso mi ha detto che potevo trovarla qui. Sì, guardi, c'ho una lezione tra poco. Lei è? Sono Carlo Verri, il produttore della Star System. Carlo Verri, non ho mai avuto il piacere di conoscerla di persona, ma la sua fama la precede. La maggior parte dei ballerini deve a lei il proprio successo. Sì, è vero, ho lanciato molti talenti. Comunque non sono qui per parlare di me. Certo. Allora, a cosa devo il piacere di averla nella mia scuola? Pochi giorni fa i suoi ballerini hanno partecipato all'animazione di un evento al Palace Hotel, giusto? Sì, certo, un evento nel quale ho ballato anch'io con loro. Lo so, ero presente. Bellissime coreografie, complimenti. Grazie davvero, mi fa molto piacere. Come saprà, c'è molto lavoro dietro ogni coreografia e io metto sempre il massimo perché la danza per me è la mia vita. Certo. Comunque, io sono alla ricerca di ballerini talentuosi per una nuova trasmissione che presto farà il suo debutto a livello nazionale. Interessantissimo. Sarà una trasmissione dal forte impatto mediatico, quindi voglio solo il meglio. Sì, certo. Quindi, come posso aiutarla? Dopo la vostra esibizione al Palace, ho avuto modo di parlare brevemente con un suo allievo, Luca, mi pare. Sì, certo, Luca è un mio allievo, ma come mai ha parlato con lui? Mi ha molto colpito il suo talento. E in quel momento non mi potevo sbilanciare, prima mi dovevo confrontare con i miei collaboratori, ma ora non ho più dubbi. Voglio Luca come primo ballerino per la trasmissione televisiva che intendo lanciare. Luca? Ma come Luca? Sì, mi sembra stupito e non positivamente. Come No, è mai? che... È che? Sa, io sono venuto apposta a parlare con lei prima di comunicarlo al ragazzo, proprio per avere il suo parere. E lei lo conosce da anni e può dirmi se è in grado o meno di sostenere un impegno simile. Sì, lo conosco da anni e posso dirle che non è in grado di sostenere un lavoro del genere. È scostante, è indisciplinato e non ha l'esperienza professionale. Sì, certo, è bravino, va bene, ma non ha le doti fisiche e il talento per un impegno a livelli così alti. Ah. Credevo che venire a parlare con lei fosse una formalità. E invece dovrò rivedere la mia scelta. E ora sono in grosse difficoltà. A breve devo iniziare con le prove e mi manca il primo ballerino. Beh, ma se le serve un ballerino potrei propormi io, sa, ho molta esperienza professionale e nella mia lunga carriera ho partecipato a eventi molto importanti. Lei?
Sì, certo. No, guardi, ma avevo pensato proprio ad un altro tipo di ballerino. Magari più giovane, sa? Ma io sono molto versatile e se mi lasciasse provare... No, le ho già detto che lei non va bene. Sì, capisco. Luca era perfetto. È un peccato, un vero peccato. Comunque, ora la devo lasciare. Sono pieno di lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Tony. Io vado. Tutto bene? Sembri turbato. Tutto a posto, sì. Poi non sono affari tuoi. A proposito, allenati per la coreografia di domani, perché ne devi fare di lavoro per farla bene. Tony, ma non mi hai mai parlato così. Sicuro che sia tutto a posto? No, non è tutto a posto. Alle volte ho l'impressione che tu ti stia montando un po' troppo la testa, ma ne devi fare di strada per diventare un ballerino professionista. Muoviti, vattene, forza. No, sono arrivato qui. No, e no che non l'ho trovato. Si è rivelato un inaffidabile. Ah, guarda, ce l'ho proprio qui davanti a me in questo momento. Ti richiamo dopo. Scusi, ma si sta riferendo a me? Certo. Sono Carlo Verri della Star System. Ci siamo conosciuti all'evento al Palace Hotel. Ah, certo, lei è un produttore, vero? Sì, esatto. Ha cominciato la trasmissione televisiva di cui mi aveva parlato? No, perché sono ancora alla ricerca del primo ballerino. Accidenti a te. A me? Cosa c'entro io? Quando comincerai a mettere la testa a posto, eh? Sei un grande ballerino, ma la tua inaffidabilità ti taglierà le gambe. Mi scusi, ma non capisco di cosa sta parlando. Quello che mi ha detto il tuo insegnante in merito al tuo comportamento immaturo ti ha fatto perdere un'opportunità incredibile. Ma quale opportunità e quale comportamento? Il tuo insegnante non te l'ha detto? Detto cosa? Beh, Luca, ti avevo scelto come primo ballerino per la trasmissione che intendo produrre. Cosa? Certo. Come ti dicevo prima, sei un vero talento per me. Ma poi ho parlato con il tuo insegnante e mi ha detto che sei inaffidabile e non all'altezza per un ruolo del genere. E allora adesso mi tocca rivedere le mie scelte. Tony le ha parlato così di me? Sì, perché? Non è vero? Ma assolutamente no. Io sono sempre stato più che professionale con lui e con la scuola. Altrimenti perché mi avrebbe chiesto di fare l'assistente durante eventi importanti per lui oppure sostituirlo come insegnante quando lui non poteva? C'è qualcuno che mi può confermare queste cose? Ma certo, tutti nella scuola di danza lo sanno. Ok. Ora inizio a capire le ragioni del suo comportamento. Cioè? Il tuo caro insegnante, dopo avermi parlato molto male di te, si è proposto per la trasmissione. Ovviamente gli ho detto di no perché non è assolutamente il tipo di ballerino a cui avevo pensato. Ecco, credo che non accetti il fatto che tu possa averlo superato e che abbia fatto di tutto per ostacolarti, per invidia. Io non ci posso credere. Lui è sempre stato un punto di riferimento per me. Ho sempre stimato così tanto. Mi dispiace, caro. L'invidia è tremenda, soprattutto nel nostro ambiente. Già, credo che domani mi farò una bella chiacchierata con lui. Sì. E dopo ne farai una con me. Mi raccomando, chiamami. Allora, Tony, non dici niente? Non vuoi dirmi che cosa hai fatto ieri? Cosa ho fatto io? Ieri, per caso, uscendo dalla scuola, ho incontrato il produttore Carlo Verri. Hai capito di chi sto parlando, vero? Sì, certo. Allora ti ricorderai anche che cosa gli hai detto su di me per impedirmi di partecipare alla sua trasmissione. Ma quale trasmissione? Boh, sentiamo. Hai mentito, Tony. Hai detto un sacco di bugie sul mio conto. Invece di sostenermi, mi hai ostacolato proponendoti al mio posto. Tu mi hai tradito. Dopo tutto quello che ho fatto in questi anni per te e per la tua scuola, con impegno e passione. Senti, Luca, ti posso spiegare? Allora... No, Tony, non c'è nulla da spiegare. Hai cominciato a trattarmi malissimo senza nessuna ragione, ma ora ho capito il perché. Hai fatto prevalere l'invidia e la gelosia sulla lealtà e sull'amicizia. E non me lo aspettavo proprio da te. E ascoltami bene, non frequenterò più questa scuola. Perché nella vita ho imparato che il compito di un vero insegnante è quello di far emergere il meglio dai suoi allievi ed essere felice quando uno di questi riesce a superarlo. E se ciò avviene vuol dire che ha fatto bene il suo lavoro. Il bello è che me l'hai insegnato tu. Addio, Tony. Se va via Luca, me ne vado anch'io. Addio, Tony.